vedete come sia molto pratico e intuitivo modellare un edificio. Inseriamo un muro come avevamo fatto per il pianeta. È proprio una risega un po' bisogna abituarsi un po' alla modellazione, ma è sicuro che è molto intuitiva. Diamo un'occhiata adesso alla finestra 3D per verificare che tutto vada bene e mi accorgo però di non aver differenziato correttamente il colore dei due materiali che ho utilizzato, quindi torno un attimo nella gestione dei materiali. Ho dato lo stesso colore sia per i mattoni semipieni che per i pieni, quindi mi piacerebbe differenziarli in modo da vederli nel 3D. Mi accorgo infatti che i muri a piano interrato sono effettivamente di un altro materiale ora. Anche questi muri a piano terra devono essere dello stesso materiale, quindi mattoni pieni. Questo muro deve essere esteso fino al muro esterno e inserisco in due tramezzi. Grazie.
A questo punto, inserite tutte le aperture, posso anche andare in finestra 3D e andare a modificare le proprietà di alcune di queste aperture, perché devo trasformarle effettivamente in finestra. Quindi questa è una finestra che avrà distanza alla base 1 e altezza 1,20. Credo che anche queste qui sul retro siano delle finestre. Posso anche selezionarne due, cambiare il valore della loro distanza dalla base, quindi uguale a 1 e la loro altezza 1,20. E come vedete, lo strumento, cioè la possibilità di passare costantemente dalla finestra 2D alla finestra 3D, mi permette anche di scoprire degli errori che posso aver fatto nella progettazione. Per esempio, questo è un errore: ho definito due porte invece che definire delle aperture che sono delle finestre molto strette poste sopra il piano campagna. Quindi in questo caso devo settare una distanza dalla base pari a 1,60 a questa apertura e poi un'altezza di 0,40, anche se non potendo andare oltre l'altezza del muro, l'altezza era già stata impostata dal software correttamente. Quindi dovete vedere, insomma, cogliere il vantaggio di avere questo passaggio dal 2D al 3D anche dal punto di vista di una costante verifica sugli elementi inseriti. Fatto questo, possiamo procedere con l'inserimento dei solai. Il solaio ha un inserimento molto semplice che chiede di individuare un punto all'interno di una maglia costituita da muri oppure travi. La maglia deve essere ovviamente chiusa e deve essere anche visibile al momento dell'inserimento. Basta cliccare in un punto e il solaio viene inserito. Procedo con l'inserimento dei solai. Ovviamente, così come le aperture e i muri, anche il solaio è un oggetto che dispone di proprietà e in questo caso voglio andare a selezionare tutti i solai e cambiare la direzione principale dell'orditura, impostandola nella direzione parallela all'asse delle Y, quindi devo ruotare di 90 gradi la direzione. Questo è molto importante per una corretta distribuzione poi dei carichi che avverrà in fase strutturale, ma i carichi possono essere definiti anche nell'architettonico, insomma in questa fase. È sufficiente selezionare un solaio, andare ad agire nella sua proprietà di carichi. Sono presenti tre carichi, ma sono tutti nulli e sono relativi alle condizioni di carico permanente non strutturale e variabile, in questo caso categoria A. Mentre per le prime due categorie non è possibile, insomma, modificare la condizione di carico elementare, per la terza è possibile andare a scegliere in quale condizione di carico elementare voglio che ricada questo carico. Le condizioni non devono essere create, ma sono già fornite di default dal programma. Quindi abbiamo di nuovo permanente non strutturale, le varie categorie di carico variabile, poi le variazioni termiche, il carico neve e i carichi del vento nelle varie direzioni, questo di P negativa. In questo caso vado a impostare un carico di meno 2,5 kN al metro quadro per quanto riguarda la condizione permanente,